Lola sostiene che i Veneze e i Perotti siano addirittura parenti, e probabilmente è anche vero se andassimo a sgattare qualche vecchio certificato, ma io di questo non voglio assolutamente parlare. Voglio rivendicare le origini castellamontesi di Piero Venezia e voglio, con i miei limiti, delineare un attimo il tema dell'amicizia. Piero, ancorché fosse nato a Castellamonte e avesse vissuto gli anni della giovinezza a Castellamonte, però gran parte della sua vita l'ha passata nei paesi della pedania, Colleretto, dove ha creato il suo nido, la sua casa, messo su famiglia, no? Parella, dove esercitava anche, quindi diciamo che soprattutto dai Colleretese, dai parellesi, no? Era conosciuto e stimato moltissimo. Lui amava altrettanto questi paesi, e basta leggere l'opera che ha fatto della Pedania, dove traspare l'amore per le popolazioni di questi paesi che costituivano il vecchio agglomerato riunito sotto il termine di Pedania. Dottor Venezia, l'ho conosciuto, ero molto molto piccolina, ero una ragazzina, perché veniva da mia mamma a curare la casa. Lui abitava allora a San Martino e arrivava con la sua moto, che sembrava un bolide, per noi era già una cosa, io avevo 12-13 anni, e quindi vedere una moto a Cuceglio, perché io sono nativa di Cuceglio, era già, come posso dire, una bellezza, vedere una cosa nuova così. Comunque l'ho conosciuto così, tramite mia mamma, e poi lui continuava a venire a Cuceglio, e così invece, e l'abbiamo sempre stimato molto, perché era un gran bell'uomo e una grande gentilezza e una persona affabile, che ti sentivi, come posso dire, aperto. Non avevamo timore di parlare, di dire soggezione e cosa, quindi un bellissimo ricordo. Era una persona affabile, faceva piacere parlare assieme, sempre sorridente, aveva sempre una parola buona per tutti. Era un bravo dottore che l'abbiamo rimpianto tutti quando è mancato. Il ricordo di Piero che ho è però, oltre a quello di essere un appassionato come me, no, di fatti storici del Canavese, è soprattutto la sua persona, una persona bella, pulita, allegra, sempre scherzoso, sempre disponibile con tutti. Era veramente un grand'uomo, una grande figura umana, stimatissimo come medico, stimatissimo come uomo. Io non ho conosciuto una persona che abbia avuto contatti con lui e che abbia avuto qualcosa da ridire sul personaggio. Una volta ricordo che stava a Parella, è andato a Torino con la moglie al mattino e poi è venuto a casa e stava sopra un negozio, e la signora sotto le ha chiesto: ma dottore, sua moglie non l'ho più vista oggi, oh boia, l'ho lasciata a Torino. Dimenticata, davvero? È partito, è andato a prenderla? Sono passati gli anni, ovviamente il dottore continuava a venire a casa nostra, perché aveva, lui, ho detto, abitava a San Martino e non aveva ancora un ambulatorio, perlomeno, veniva a fare le visite a casa, ed erano già passati diversi anni che veniva da mia mamma. Un giorno Riva dice: ma sapete mica voi che siete qui del paese se c'è una ragazza, una signora, ma gente per bene? Perché ho degli amici che hanno un bambino con 5 anni e un altro di 8 mesi. Cercherebbero una donna, una ragazza, una signora, una persona, insomma, che voi conoscete, che sia una persona per bene, che venga, che abbia voglia di guardare questo bambino. Io non lo so perché, ho detto vengo io, perché i bambini mi sono sempre piaciuti, a Cuceglio l'ho coccolati mezzi, i bambini pressapoco più piccoli di me. E infatti così è stato, sono venuti questi signori, ci siamo messi d'accordo e sono venuta a abitare a Parella, che poi il dottore abitava poi a Parella, vicini abbastanza per cui, e sono andata a guardare questo bambino. Quindi di lì ho conosciuto mio marito.
senza sapere, era il fratello del papà del bambino, quindi senza volere, dopo qualche tempo, sono diventata la zia di questo bambino, e questo è un ragazzo abbastanza grande adesso, ma continuo a chiamarmi zietta. Quindi grazie al dottor Venezia che era venuto a cercare. Ricordo una più bella, quando le cantava Claudio, aveva un bavero color zafferano e la mascina color cioccolata. E Claudio le diceva, no, non è così, è sbagliato. Ma sì, la mia Lola la canta così, no, è sbagliato. Quello che sto per raccontarvi, in maniera spero abbastanza sintetica, ha il vantaggio di essere supportato in qualche modo dalle immagini. Sono delle foto in bianco e nero e risalgono al periodo, ovviamente, in cui io non ero ancora nato, quindi diciamo prima della guerra. E poi sono immagini a colori e persino in movimento che riguardano gli anni 60. In entrambi i casi emerge l'amicizia che legava mio padre Giuseppe Perotti, classe 1921, e Piero Venezia, classe 1921, che poi, ripeto, fossero parenti, questo era meno importante. Hanno vissuto a Castellamonte nel periodo che noi chiamiamo il ventennio, ma io vorrei dire che questo non ha impedito a loro di essere dei ragazzi abbastanza sereni e spensierati, almeno finché non è arrivata la guerra, che poi ovviamente è stata una cosa molto seria. Di questo rimangono delle fotografie, purtroppo non ce n'è neanche una dove mio padre, calciatore, compaia a fianco di Piero in quella versione. Piuttosto Piero compare come allenatore di mia madre, questo è un epos che mi sono sentito raccontare parecchie volte, perché le trasferte erano addirittura leggendarie, andavano in Val d'Aosta, Castellamonte come Ivrea apparteneva alla provincia di Aosta, e i punteggi di queste gare di pallacanestro erano quelli di una gara di bocce, sostanzialmente. E Piero, non so come ce l'avesse fatta, era l'allenatore di questa squadra femminile. Poi in altre foto in bianco e nero che probabilmente vi faranno vedere, magari proprio adesso, lui compare come calciatore dell'Unione Sportiva Castellamonte, ma siamo già, secondo me, anzi quasi sicuramente, dopo la guerra, e lì non c'è mio padre ma c'è Gino Giorda, che era nostro cugino, è una persona che ricordo sempre volentieri. Io di questo periodo non so nulla, ma ho i racconti che mi hanno fatto soprattutto mio padre e anche mia madre, devo dire, a posteriori. Per me Piero Venezia ci ha lasciato tre eredità, che sono anche tre principi in base ai quali, quando ero sindaco, proposi al Consiglio Comunale di dedicargli la piazza del municipio e il Consiglio accettò. La prima eredità, il primo principio, è che lui fu un partigiano. Nei momenti più difficili della storia italiana si schierò dalla parte giusta contro i nazifascisti e interpretò fino in fondo la sua cultura, i suoi principi liberal-democratici. Che la classe 1921 non potesse sfuggire alla guerra è praticamente un'ovvietà, che questa guerra potesse voler dire andare in Albania o andare in Russia lo sappiamo tutti. Nel caso dei nostri due protagonisti, Piero e mio padre Giuseppe, invece la guerra venne a cercarli praticamente a Castellamonte, e c'è un episodio che non posso dire notissimo perché ormai gli anni sono trascorsi, ma che non so sicuramente soltanto io. Arrivano i tedeschi, stampano un manifesto, l'archivio di Castellamonte ne conserva ancora una copia, quindi ho potuto leggerlo. Questo manifesto impone una situazione di guerra, ma soprattutto, per quello che ci interessa, chiede ai giovani in età da soldato o in età da lavoro forzato di recarsi il giorno dopo presso la palestra di Castellamonte, quella palestra che non c'è più da poco. Qui siamo dalle parti, ovviamente, come tutti sapranno, siamo nella rotonda, ma alle nostre spalle c'è la piazza della Chiesa. Castellamonte, di piazze essenzialmente ce ne sono tre, quella più in basso, la seconda, piazza della Repubblica, dove c'era il cinema di Rainelli, allora era il cinema teatro sociale, dove sia Piero che mio padre e mia madre avevano recitato un mucchio di volte. Piero e mio padre si fidano delle garanzie che hanno ricevuto dalle autorità locali, perché sono
dei bravi ragazzi e fino a quel momento, siamo nel giugno del 44, non si sono ancora, virgolette, compromessi con la resistenza, cosa che faranno dopo, e quindi si ritrovano rinchiusi in questa palestra e capiscono abbastanza presto che sono caduti in trappola. Io ho sentito versioni diverse, credo che sia vera e attendibile quella che mi ha ricordato la stessa Lola poco tempo fa, e che cioè che Piero abbia trovato un escamotage, diciamo tecnico, per fuggire insieme a tre o quattro compagni nella notte. Mentre invece, per quello che ne so, mio padre venne meno gloriosamente liberato, perché suo padre, cioè mio nonno, fece pressioni sufficienti insieme a qualche altro per essere liberato, cioè i tedeschi rimasero padroni delle vite della maggior parte di questi ragazzi di Castellamonte, e purtroppo non è una storia a lieto fine, perché alcuni finirono in Germania e uno di questi, che è stato ricordato in più occasioni, non è assolutamente tornato. Dopodiché, come sappiamo, in modo diverso, non insieme, mettiamola così, sia Piero che mio padre fecero la scelta, e ognuno a suo modo contribuì alla causa della liberazione del nostro paese, passando attraverso questa esperienza, che sicuramente, diciamo, diede alla loro amicizia un connotato di maggiore serietà. Piero, come tanti giovani della sua età, ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, lo ha fatto nel Corpo degli Alpini, e a seguito dello scoppio di una bomba, ecco, è rimasto ferito al ginocchio sul Carso nel luglio del 1942. Ha dovuto quindi sopportare parecchi mesi di convalescenza perché l'arto tornasse a guarire come doveva, e approfittò anche di queste lunghe pause dall'attività militare ritornando a Castellamonte. In questo modo venne a contatto, ormai si era nella seconda metà del 1944, venne a contatto con il mondo della resistenza, di cui fece parte attiva poi da praticamente tutto 1945, curando i partigiani che ne avevano bisogno, e per questo venne anche soprannominato Medikin. La seconda eredità, il secondo principio a cui si ispirò, fu quello che risponde al modo in cui fece il medico. Cioè quella cultura liberal-democratica che doveva garantire giustizia e servizi uguali a tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni, lui la applicò bene fino in fondo, prendendosi cura dei malati senza nessuna distinzione in base alle condizioni di vita, ma anzi, chi più ne aveva bisogno più dedicò attenzione e cure. Il ricordo di Piero Venezia qui a Colleretto, in Canavese, tutti quelli che l'hanno conosciuto per la maggior parte come scrittore, tuttologo, uno che sapeva tutto sulla pedanea, era appassionato. Noi però vogliamo ricordarlo in generale come medico, perché forse qualcuno, ma quasi tutti, no, alla mia età, non l'hanno conosciuto come medico, e il medico era la persona che più di altri ha fatto conoscere la bontà, l'esclusività, il sociale per la gente, perché allora, non come adesso, non tutti avevano l'assistenza sanitaria così come oggi la intendiamo, per cui molta gente non aveva la possibilità di comprare né le medicine né di farsi fare delle visite specialistiche, ma lui c'era, lui tutte le sere, io lo ricordo, andava per le case a vedere se le persone avevano bisogno, e non solo, faceva parte di quella comunità in tutti i campi, anche quando c'erano delle feste di paese o degli anniversari, ecco, lui era sempre presente. Quindi questo è il ricordo di Venezia per la zona, per tutti quelli che l'hanno conosciuto e non. E portare ad esempio ai giovani di oggi
la bontà e il sociale di questo uomo. Oggi si parla tanto di sociale, di stare attenti, di vedere i più disagiati. Lui lo aveva già, lui lo conosceva questo messaggio, l'aveva sempre portato a tutti in maniera molto, molto esplicita. Veniva sovente perché le malattie da piccolo le ha fatte tutte. Allora diceva, voi a Fausto è sempre malade, il Mecet. Tra le sue caratteristiche era anche un medico odontoiatrico. Lui aveva così in qualche modo a cuore anche i bambini, perché allora non c'era come oggi l'attenzione per i bambini, quindi la ricerca odontoiatrica. Lui l'aveva fatta, si era specializzato dopo aver raggiunto il dottorato da medico, si era specializzato anche in queste iniziative e curava i bambini, curava tutti i bambini che c'erano, andava nelle scuole. Quindi questo è stato un altro esempio di come era lui attento alla gente, alla popolazione. Quando veniva a trovare mio figlio piccolo, che aveva le tonsille, era sempre malato. E allora veniva la sera quando noi eravamo tutti a letto, arrivava, oh Gianni Ghita, e io ci appanto a letto insieme. E allora una sera è venuto, e Claudio dormiva nel suo lettino, e allora lo chiamava, Claudio, è Pierino, da Svizzera, lui che dormiva. Allora se l'è preso in braccio così e si è rivolto sul mio letto a giocare con lui che l'ha svegliato. Piero Venezia apparteneva a quella generazione di studiosi, di storici del nostro canavese che facevano riferimento alla SASAC, la gloriosa Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, fondata intorno al 1960 e che ebbe vita naturale, come da statuto, fino agli anni al 2000. Dopodiché venne fondata e ormai è attiva da oltre un ventennio l'ASAC, l'Associazione di Storia e Arte Canavesana, che oggi ha contribuito per quello che poteva con l'amministrazione comunale di Colleretto per ricordare Piero Venezia nel centenario della nascita. La terza eredità è stata quella dello storico. Cioè noi abbiamo scoperto, magari tardi, che Piero Venezia era uno storico, cioè una di quelle persone che non si limita a ricordare gli avvenimenti, ad amare i castelli e a ricordare le storie, ma scava e cerca di capire cosa c'è dietro, perché quegli avvenimenti sono successi, che effetti hanno avuto sulla popolazione e sul territorio, e quindi ci racconta come vanno vissute le esperienze del passato, non solo ricordarle ma capirle. E perciò come amministrazione comunale ovviamente concedemmo che avesse libero accesso a tutti gli archivi, perché ci fidavamo del fatto che appunto la comunità ne avrebbe avuto un ritorno conoscendo meglio la sua storia antica, le ragioni, gli sviluppi e gli avvenimenti. La conoscenza di Piero Venezia con altri personaggi che appassionati della storia locale canavesana, del tipo dei fratelli Emilio e Ugo Torra, di Monsignori Rovignono, dell'ingegnere Giuseppe Ravera, non fece che favorire la sua dedizione, il suo approfondimento di questa passione culturale per la storia del nostro passato, che in lui era nata in modo spontaneo, cammin facendo, magari incontrando delle vestigia del passato sul nostro territorio, oppure, come gli è successo per un bel po' di tempo, riordinando le carte di archivi privati e pubblici, fra i quali quello della Biblioteca Diocesana in collaborazione con Monsignor Vignono.
ha dato tanto a tutti, sia sul piano professionale come medico, odontoiatra, ma soprattutto sul piano culturale, cioè lui lascia un patrimonio culturale per i canavesani. Le sue ricerche sono delle pietre fondamentali nella storia delle nostre comunità, a cominciare dal ciclo sul tucchinaggio, con i lavori relativi del periodo che riguardavano personaggi come Facino Cane o il Bleto di Chalan. Ha fatto una trilogia di opere sul Medioevo in canavese che sono fondamentali per lo studio. Ma perché è riuscito a fare queste cose? Perché lui a un certo punto ha iniziato, sempre negli anni, fine anni 70, a collaborare con la Biblioteca Diocesana di Ivrea, che più che biblioteca allora era il vero archivio della Diocesi di Ivrea. Sono conservati migliaia di documenti, centinaia di documenti storici antichi dal 1000 in poi. Lui, ad esempio, solo per ricordare la mole di lavoro che faceva nel tempo libero gratis per la collettività, ha cominciato a guardare 84 faldoni con centinaia di documenti in ogni faldone che riguardavano tutti i protocolli notarili dei notai dal 1100 al 1700. Sono 84 quelli conservati nella Biblioteca Diocesana. E di questi 84 lui ha messo mano a 70, vuol dire che di 70 di questi faldoni ha esaminato tutti i documenti, li ha tradotti, ovviamente tutti in latino, li ha tradotti, li ha capiti, si era appuntato tutti i fatti salienti che riscontrava, cose che poi le sono servite per fare le storie che ha fatto. Il Palazzo del Comune c'era ed era su vicino al Palazzo del Vescovo, erano vis-à-vis, erano dei dirimpettai. Probabilmente divisi l'uno dall'altro dall'arcata. Da quell'arcata con il passaggio che ancora adesso viene percorso dai cortei carnevaleschi. Dottor Venisia, cos'erano queste feste nel Medioevo? Innanzitutto ce n'erano tante. Da un calcolo fatto così a trucco e branca risulta che almeno un terzo dei giorni dell'anno erano festivi. Intanto c'erano tutti i giorni di sabato a partire dall'ora nona, che corrisponde alle ore 3, e poi tutte le domeniche. Poi tutti i giorni adibiti a festività religiosa, Natale, Pasqua, l'Ascensione. Poi solo ad Ivrea, mi limito a quelle di Ivrea, erano feste di precetto i giorni di San Domenico, San Francesco, Teodoro, Tegolo, Maurizio, Donato, Ulterico, Dionisio, Orso, Brigida, con altre piccole festicciole nei giorni di San Gaudenzio, di San Pietro e di San Besso. Una così intensa passione per il nostro passato che fruttuò tutta una serie di dati e di notizie storiche, di fatti, fino a prima delle sue approfondite ricerche non erano conosciute, non potevano che sfociare in una serie di pubblicazioni che patrocinò proprio la SASAC, un ciclo di 3 volumi sul Medioevo, le figure di Facino Cane, il tucchinaggio, e poi in seguito vennero anche altre pubblicazioni su personaggi meno conosciuti, ecco, come il Bleto di Chalan, oppure di vicende canavesane legate alla tradizione, come testimonia il volume La Storia le Bela, che ebbe un particolare successo perché affrontava le leggende, i costumi della nostra gente in una chiave talvolta anche abbastanza ironica e che faceva molto presa sul pubblico, forse più di quelle vicende storiche che pure erano interessanti e aprivano presso la gente canavesana e soprattutto quella della sua pedanea nuove conoscenze sul loro passato. Ci siamo di buon grado disposti ad insignire con il segno di oditorio intendente generale il cittadino Piero Venesia.
di Piero Venezia dobbiamo anche ricordare il fatto che è stato insignito nel 1986 dall'Ordine degli Oditori e Intendenti Generali delle Milizie e delle Genti da Guerra del Canavese durante le manifestazioni del Carnevale di quell'anno, insieme a un plurigenerale Guido Foscale, che lo fu per 3 anni, per 3 volte nei primi anni 60. Naturalmente questa onorificenza veniva data a personaggi che avevano svolto qualche attività importante, avevano riferimenti significativi con il mondo del Carnevale di Ivrea, ma anche a personaggi che avevano dato un qualche cosa di significativo anche alla società normale. Chamois, questo piccolo paesino della Valle d'Aosta che si raggiunge solo in funivia, era un pochino il luogo preferito, il luogo del cuore di Piero Venezia. Ha costruito una piccola casetta e si rifugiava dopo il primo infarto, ed è lì che sono nate gran parte delle sue opere storiche, nella quiete di questo paesaggio alpino. I miei ricordi a colori sono quelli che riguardano invece Chamois. Chamois era veramente un luogo mitico, perché già arrivarci in auto era molto più complicato che oggi. È stata sicuramente la prima funivia della mia vita, e poi c'era questa casa corredata di una scritta che mi fece un effetto particolarissimo, perché io credevo, con la supponenza dello studentello, di padroneggiare abbastanza bene l'italiano, e sapevo più o meno il piemontese. Quella roba lì non era né italiano né piemontese, la vedrete credo da qualche parte, recitava Mecio da Mont le Mecio, e Piero era orgoglioso di spiegare a me, bambino, il significato di questa costruzione Mecio, no? Che non era una casa ma non era neanche una cascina, dove venivamo abitualmente ospitati, dove pranzavamo, che stava al di sopra di tutte le altre case. Siamo nella casa Venezia, dove Piero trascorse tanti anni fa la sua vita, dove si innamorò di Chamois e dove noi ci siamo innamorati di quanto ha fatto Piero Venezia. Va ricordato la sua opera, e mi piace ricordarla iniziando una frase fondamentale che è alla premessa della sua opera. Nul pays n'est du ciel plus voisin que Chamois. Nessun paese è più vicino al cielo come Chamois. E con questa introduzione lui si è sacrificato a fare una lunga ricerca bibliografica nel comune, nella parrocchia e altrove, per parlare di questo meraviglioso territorio, tracciandone tutti i percorsi storici di cui noi oggi beneficiamo per la conoscenza. Correva l'anno 1968, avevamo festeggiato la festa dei coscritti. Decidemmo di andare a trovare il dottore a Chamois. Partiamo io, Franco Turino, Rinaldo Berolatti, Berolatti Dante, Giovanni Enrico forse, non so. Andiamo a Chamois, partiamo da Buisson con la funivia, saliamo in funivia. Funivia capienza massima 11 persone. A un certo punto, durante il tragitto, un qualcuno di noi, o no, non lo so, chiede al dottore: ma questa funivia non si ferma mai, non cade mai? Sinceramente, fino adesso no, però ogni tanto si apre il fondo. A quel momento tutti si sono rivolti ai vetri, hanno cercato di prendere qualcosa in mano per non vedere.
questo qui era Piero Venezia. Io vado come una sorta di pellegrinaggio tutti gli anni ormai a Chamois e ci vado sempre a piedi dalla Magdalena. Non so quanti anni sono che non ho più preso la funivia, ci vado in memoria dei miei soprattutto, ma poi penso ovviamente anche a Piero, mi rendo conto di quante case ci siano ormai da Mont del suo mezzo, che però è per me un ricordo veramente particolare. Vogliamo dare continuità a quanto Piero Venezia ha incominciato a descrivere facendo questa meravigliosa ricerca bibliografica. Il suo libro, eccolo, questa è la mia copia, me la tengo stretta perché non ce ne sono più tante, ed è la volontà di dare senso alle cose che lui ha fatto con una serie di altri eventi. Non nascondo la volontà di riprodurre in un evento particolare qui a Chamois la proiezione di un filmato, il suo ricordo, e una manifestazione di grande volontà di proseguire verso investimenti che vogliamo fare. L'altro luogo dove lui amava soggiornare e scrivere invece la Sardegna, esattamente Santa Teresa di Gallura, dove aveva anche lì una piccola casetta e si ritirava quindi periodicamente un po' in montagna e un po' al mare, e gran parte del tempo lo dedicava a scrivere. Io quando lo frequentavo sia a Chamois che in Sardegna, direi che più della metà della giornata si risolveva in chiacchierate, in discussioni storiche. Nello scrivere mi faceva vedere le bozze dei suoi lavori, ne discutevamo, ed era veramente un bel modo di rilassarsi e fare ferie, tra virgolette. Per tanti anni Piero insistette per dire: vieni con me in vacanza in Sardegna, ma io allora ero impegnato anche così amministrativamente, quindi diventava difficile, avevo i bambini piccoli, lavoravamo tutti e due, io e mia moglie, quindi abbiamo sempre un po' tentennato. Peccato, perché poi alla fine, quando lui è mancato, la signora Venezia, grandissima donna, insistette tanto per andarci, e lì avevamo scoperto quello che ancora non conoscevamo bene, la grandezza di quella donna. Ecco, Santa Teresa di Gallura per noi è stata una vacanza eccezionale, ma devo dire di più, noi non eravamo ospiti, noi eravamo ormai della famiglia, e questo ci aveva in qualche modo veramente aperto il cuore a delle persone che tu non ti aspetti, ma conoscevamo in parte, ma non con questa grandezza d'animo. Ecco, questo era Santa Teresa per noi, la vacanza nella vacanza. Chi meglio di Guglielmo Barattino poteva dedicarsi alla stesura di una biografia che ricordasse in modo compiuto, come meritava, Piero Venezia? Lui di Venezia è stato amico, oltre che collaboratore nelle ricerche storiche, nella stesura di alcuni volumi, al punto da curarne anche l'uscita postuma del terzo volume sul Medioevo in Canavese, e quindi era naturale che fosse proprio Barattino a curare questa biografia, che con gli accenni sulla vita del dottor Venezia propone anche una serie di inediti che sicuramente potranno completare degnamente la conoscenza dello storico, del personaggio Venezia, anche
presso coloro che non sono stati in grado di conoscerlo e quindi possono farsi in questo modo un'idea migliore della sua attività, della persona che era Piero Venezia. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Piero Venezia e ben hanno fatto il comune di Colleretto Giacosa e in collaborazione con l'Associazione di Storia e Arte Canavesana di pensare di ricordarlo con una pubblicazione che fosse un po' la biografia della sua vita completa, di tutte le sfaccettature di questo uomo così poliedrico. E mi hanno affidato l'incarico di redigere, grazie alla disponibilità della famiglia Venezia, che ha collaborato pienamente per la stesura di questo volume, e ne è venuto fuori una biografia abbastanza completa del personaggio in tutti gli aspetti che abbiamo esaminato.